Buongiorno a tutti, sono Claudio Rorato, responsabile scientifico dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale. Questo video è una panoramica su due temi di grande attualità che sono smart working e knowledge management. Perché abbiamo scelto questi due temi? Perché innanzitutto hanno una dimensione elevata di concretezza perché nascono dalle risposte dal campo. L'indagine è un'indagine che stiamo conducendo sugli studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari. È un'indagine ancora aperta, ma abbiamo ricevuto già tantissime risposte che la rendono significativa da un punto di vista statistico. In secondo luogo, come dicevo all'inizio, sono due temi di grande attualità perché rappresentano un momento di sintesi da parte di quegli studi che hanno investito in questi anni sui processi lavorativi per cercare di renderli più efficienti, che hanno investito in tecnologie, in nuovi servizi, ma soprattutto sulle persone, sull'empowerment delle persone. Non dimentichiamo che oggi, in situazione di emergenza, chi ha fatto tutto questo ha potuto, nel giro veramente di pochissimo tempo, stiamo parlando anche di 24 ore, girare l'interruttore verso nuovi paradigmi operativi che altrimenti non sarebbe stato in grado di gestire. Le persone sono importanti come sono importanti le tecnologie, tanto che in questo momento senza una o senza l'altra non si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo di garantire continuità ai servizi, trasparenza nell'operatività ed efficienza operativa nei confronti della clientela. Vediamo qualche dato a corroborare queste situazioni. Innanzitutto, smart working, e parliamo di smart working sulla stampa in questo periodo, in tutti i media si parla di smart working, sarebbe più corretto in realtà parlare di home working o di lavoro in remoto o a distanza, perché smart working è in realtà una leva gestionale per gli studi che è ben più articolata. Dobbiamo segmentare, quando parliamo di smart working, in due il tema, uno riguardante i professionisti, l'altro riguardante i dipendenti. Per quanto riguarda la possibilità di fare smart working, con i professionisti, abbiamo diviso, gli studi, secondo le dimensioni, dell'organico tra micro, piccoli, medi e grandi studi. I micro sono fino a due, unità complessive di organico, i piccoli dai 3 fino ai 15, i medi da oltre 15 fino a 30 e i grandi con un organico, superiore alle 30 unità. Il smart working vale poco più del 50% nelle microstrutture e il 78%, quindi quasi l'80%, nelle grandi strutture, con un andamento crescente nelle posizioni intermedie. Questo ci fa dire che sostanzialmente tra coloro che hanno già dei progetti strutturati, quindi avviati, ma con una progettualità ben definita, e coloro che lo applicano in maniera informale, il mercato nei confronti dei professionisti è abbastanza ben messo. Se però guardiamo la questione dello smart working dal punto di vista della diffusione presso i collaboratori e i dipendenti, le cifre cambiano anche significativamente. Passiamo dal 23% dei microstudi al 69% delle grandi realtà. Questo che cosa ci fa dire? Ci fa dire innanzitutto che l'applicazione di smart working è un'applicazione squilibrata, non totalizzante, non coinvolgente la struttura nel suo complesso. È come se avessimo sostanzialmente una squadra formata a metà. Diventa ovviamente strategico per una struttura disporre ovviamente anche di personale che è stato coinvolto
nel processo di cambiamento attraverso percorsi formativi, percorsi di empowerment, che sono poi sostanzialmente quelli che le strutture in questo periodo di emergenza hanno messo in campo quando hanno dovuto dalla sera alla mattina svolgere i propri servizi, le proprie attività secondo paradigmi nuovi. Chi ha investito sul personale e ovviamente sulle tecnologie ha potuto raggiungere livelli di servizio perlomeno identici a quelli di prima. E il personale è stato in grado, nel momento del bisogno, di tirare fuori dal proprio zaino il bastone di maresciallo. Quali sono le situazioni più diffuse tra gli studi, cioè se noi scomponessimo il smart working in alcune sue componenti basiche, ci renderemo conto che in realtà l'approccio allo smart working è ancora un approccio molto più simile al lavoro in mobilità che non alla vera e propria articolazione di smart working. Lo si vede dai numeri e da come si distribuiscono sulle diverse voci che compongono smart working. Innanzitutto c'è una forte concentrazione che è indipendente dalle dimensioni degli studi per quanto riguarda l'applicazione nell'ambito dei professionisti su orario flessibile, possibilità di lavoro da casa, proprio a testimonianza di questo orientamento che vede ancora molto lo smart working come lavoro in mobilità. Sulle altre dimensioni, lato professionisti, la preoccupazione più elevata riguarda l'utilizzo delle tecnologie utili a lavorare in mobilità. I microstudi hanno una diffusione presso i professionisti inferiore al 50%. Se leggiamo il gap a 100, ci rendiamo conto che più della metà degli studi di microdimensione non è attrezzata per lavorare in mobilità, esponendo se stesso ovviamente ha dei rischi di difficoltà lavorativa in periodi come quelli attuali di emergenza. Sui professionisti è importante verificare che i comportamenti messi in campo da parte dei grandi studi sono decisamente distintivi rispetto alle dimensioni delle altre categorie. C'è evidentemente una crescita culturale superiore, dovuta sicuramente anche ad una maggior complessità che gli studi più grandi debbono gestire sia in fase organizzativa interna sia in fase di portafoglio clienti. In questi studi sicuramente il coinvolgimento e l'assegnazione di obiettivi in chiave formale ai dipendenti rappresenta una leva ulteriore di coinvolgimento delle persone. Se spostiamo lo sguardo sulla parte bassa del grafico che riproduce gli andamenti presso i dipendenti, abbiamo conferma sostanzialmente di quanto avevamo già visto prima. Innanzitutto le percentuali di coinvolgimento dei dipendenti nelle diverse leve o nelle diverse articolazioni di smart working sono assai differenti, le percentuali diminuiscono. E anche sulle singole voci le separazioni tra le quattro dimensioni che abbiamo individuato sono decisamente più nette. Questo ci fa capire che innanzitutto la percezione di squadra intesa parte professionisti, parte dipendenti, è un concetto ancora in fieri. In secondo luogo, se guardiamo dal punto di vista dei dipendenti la possibilità di disporre di tecnologie per lavorare in mobilità, i microstudi hanno percentuali ben al di sotto del 10%.
I grandi studi hanno percentuali intorno al 70%, quindi un gap culturale, strumentale e di approccio al lavoro decisamente diverso. E non è un caso che in questi periodi di emergenza possano emergere delle capacità differenti, non sulle competenze professionali, ma sui modelli organizzativi e di business. Vediamo adesso un altro aspetto che è quello invece relativo al knowledge management, l'altro grande tema di attualità che abbiamo voluto inserire nelle indagini di questa edizione dell'Osservatorio dei Professionisti, proprio perché insieme a smart working rappresenta un momento di sintesi di percorsi di crescita da parte degli studi che hanno investito su persone, processi e tecnologie e anche servizi. Indipendentemente dalle dimensioni, manuali, procedure e archivi sono la principale fonte di consultazione di tutte e quattro le dimensioni, anche se appare evidente che gli studi di più grande dimensione hanno su questa fonte una percentuale inferiore rispetto agli altri studi. Perché questo? Perché sostanzialmente la maggior complessità che sono in grado di governare gli studi di grande dimensione dipana, si articola anche su altre fonti che possono essere, per esempio, l'individuazione di gruppi di riferimento all'interno dello studio, esperti o persone che vengono scelte come riferimento per poter dare dei consigli alle persone su determinate tematiche, ma anche in relazione a documenti che vengono predisposti da altri studi o da altre fonti e che vengono interiorizzate all'interno dello studio. Ciò che è importante sottolineare per quanto riguarda il knowledge management e quindi la gestione della conoscenza è la scarsa propensione a condividere questa conoscenza, ovviamente quella che viene opportunamente ritenuta idonea per essere condivisa, perché anche i grandi studi che hanno tassi di condivisione più elevato rispetto alle altre dimensioni, comunque anche la metà degli studi di grande dimensione in questo momento non condivide con l'esterno, e quindi significa praticamente con la clientela, quota parte della sua conoscenza. In realtà questo che cosa ci dice? Ci dice che anche qui la cultura della conoscenza, ma soprattutto quella della client-oriented, di integrazione, di condivisione, di collaborazione con la clientela, è una cultura ancora in divenire. Ed è drammaticamente vera questa affermazione a mano che ci spostiamo dalle dimensioni più grandi fino a quelle più piccole. Riporto adesso una elaborazione simpatica, noi l'abbiamo chiamato il fiore del knowledge management, che è frutto di un lavoro collaborativo, di un tavolo di lavoro che abbiamo sviluppato in questa edizione dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, mettendo intorno appunto a dei tavoli professionisti e fornitori di servizi per le professioni. Cosa è venuto fuori in termini estremamente sintetici? Che innanzitutto deve esistere una necessità, che è quella di una necessità e una capacità, che è quella di cogliere i segnali del cambiamento per trasformare questi in opportunità vincenti, ma dove il vincente significa essere in grado di interagire con l'ecosistema di riferimento in modo efficace.
Allora, sono state individuate, questo dal lavoro proprio di gruppo, quindi dall'elaborazione dei partecipanti, quattro macro aree: quella dell'empowerment del personale, quello della tecnologia, quello della flessibilità e quello della collaborazione, che si traducono sostanzialmente l'empowerment nella individuazione e nell'assegnazione di obiettivi che siano stimolanti per le persone e che consentono in realtà di moltiplicare anche energie e risorse, perché ovviamente creare e puntare sull'empowerment delle persone significa in realtà agire sulla sfera degli atteggiamenti che hanno dei riverberi senz'altro positivi per quanto riguarda la motivazione e di conseguenza cascata anche su altri elementi quali per esempio la produttività. Tecnologia. La tecnologia in questo periodo è sugli scudi perché ovviamente senza la tecnologia come sarebbe stato possibile garantire continuità di servizio ai clienti? Ecco quindi che investire nella tecnologia giusta, dove significa dare anche gli strumenti giusti a ciascuno per svolgere le sue attività. Comprendere culturalmente che la tecnologia è un alleato, è un investimento e non un costo che ripaga ovviamente di quanto abbiamo sostenuto. La flessibilità, l'altro macro petalo del fiore, che significa sostanzialmente agilità organizzativa, elasticità organizzativa, capacità di adattamento in modo tale da potersi adeguare alle diverse situazioni ambientali senza in realtà avere dei traumi. E questo significa aver investito sulle persone che sono in grado di girare gli interruttori quando è necessario, a seconda delle circostanze, ma anche flessibilità di luoghi, di tempo e di spazio. Se le organizzazioni non avessero investito in queste cose, come avrebbero potuto in questo periodo di emergenza sanitaria, che poteva diventare anche, può diventare anche in alcuni casi emergenza economica, come avrebbero potuto gestire il lavoro da luoghi differenti da quelli degli uffici? Ecco che in questo caso, anche in chiave futura, il rivedere il concetto stesso di ufficio, probabilmente garantisce ulteriore flessibilità alle organizzazioni. E infine la collaborazione. La collaborazione è interna tra chi appartiene alla medesima organizzazione, collaborazione esterna con i clienti, l'integrazione, la condivisione. Da questi momenti abbiamo capito, forse più che in altri momenti, che da soli non si va lontano, che è necessario condividere con le persone dei valori e dei comportamenti che hanno reso possibile in questo periodo ai dipendenti degli studi di poter gestire la clientela, anche se erano da soli nelle loro case, anche se periodicamente hanno fatto delle riunioni e fanno delle riunioni anche con una certa frequenza con i loro capi, con i loro titolari, con i loro soci di studio, ma alla fine poi sono da soli nelle loro case, nelle loro abitazioni a erogare dei servizi. Ecco, questa fase preparatoria che ha portato a fare degli investimenti sugli aspetti collaborativi, hanno consentito di superare e consentono di superare momenti di emergenza, soprattutto sviluppando anche una collaborazione, un'integrazione con la clientela. Ringrazio tutti per l'attenzione e buon proseguimento.